Il campo Rom di via Galileo Ferraris, periferia orientale di Napoli, è stato sequestrato e sgomberato dalla Polizia Municipale su disposizione della Procura di Napoli, sezione Reati Ambientali. 53 occupanti del campo, tra i quali 18 minorenni, sono stati trasferiti nell'ex scuola De Ledda, nel quartiere Soccavo, trasformata in struttura di prima accoglienza. Nel campo Rom vivevano circa 350 persone, gli altri hanno trovato autonomamente altre sistemazioni abitative. Il campo Rom era stato realizzato abusivamente su un'area di circa 98.000 metri quadrati di proprietà della società milanese Edilia Sviluppo. Qui erano state allestite 140 baracche, 12 delle quali in muratura, prive di impianto fognario, acqua corrente ed energia elettrica, in un contesto di forte degrado igienico e sanitario, con servizi igienici rudimentali e la presenza di circa 6.000 metri cubi di rifiuti speciali. Le baracche sono state demolite ed è stata avviata la bonifica dell'intera area. La Polizia Municipale ha trovato due furgoni rubati, due auto con falsa intestazione, quattro carcasse dei veicoli e cinque auto prive di contrassegno assicurativo. È il terzo sgombero di campi Rom disposto dalla Procura di Napoli, sezione Reati Ambientali, diretta dal procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, dopo quelli eseguiti il 6 luglio e il 10 luglio in via Pallucci ed in via Pacioli. Questo di sicuramente dei tre campi sgombrati è quello là più che ci ha dato qualche problema in più, perché la consistenza numerica era abbastanza alta. 45 persone occupanti il campo che hanno chiesto sono state collocate in strutture di accoglienza che sono state messe a disposizione dal Comune di Napoli per i cittadini meno più bisognosi, che hanno comunque trovato situazioni di vita migliori di quelle che avevano all'interno del campo.